Salve amici e amiche, bentornate nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi spero di presentarvi qualcosa di carino e di delicato per poter lavorare. È uno, come potete notare, uno scialle a V triangolare. È un campione, semplice campione, potrete raggiungere l'altezza, l'ampiezza desiderata quando vorrete e spero che vi piaccia. Come potete notare, è un campione di punto lavorato come se fosse in 3D. È un punto molto semplice, delicato, particolare che io ho arricchito con questa tipologia di frangia che abbiamo già lavorato in altri tutorial. Logicamente, ripeto, questo è un semplice campione, ma immaginatevelo ad altezza, ampiezza raggiunta come potrebbe venire grazioso. Questo è il retro come si presenta, potrebbe essere quasi un punto considerabile reversibile e così è messo di lato. Ve lo faccio vedere in tutte le sue sfumature. È molto semplice e delicato. L'origine parte da qua, ha questa sorta di linea guida che va sempre allo stesso modo e va espandendosi lateralmente da una parte e dall'altra. Io ho usato questo tipo di filato che vi ho già presentato in altri tutorial, non altri lavori. È un filato misto acrilico, lana acrilico, morbido, semplice, bellissimo, che si chiama Caprice. Eccolo qua. Quindi, se avete piacere di seguirmi, io vi posso mostrare come poterlo elaborare, sperando di farvi cosa gradita. Come potete notare, ripeto, esalta la propria originalità questo tipo di scialle per il punto che presenta così lavorato in maniera particolare. Semplice e delicato allo stesso tempo, anche il filato che uso lo rende ancora più delicato, più semplice che mai, però voi potete logicamente utilizzare e usare tutti i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più. Allora, io di mio ho già preparato la base. La base da cui partiremo costituita da 12 catenelle chiuse a cerchio, dentro le quali io ho lavorato 6 gruppi di 3 punti alti separati da 2 catenelle. Quindi 12 catenelle chiuse a cerchio, dentro le quali ho già lavorato 6 gruppi di 3 punti alti separati ognuno da 2 catenelle. Questa è la base. Rigiro il mio lavoro, entro dentro il capietto. È molto semplice il lavoro, non è per niente difficile. Quindi io faccio le mie 1, 2, 3 catenelle per rigiro lavoro che mi serviranno in seguito per fare poi questa tipo di lavorazione di frangia, se la volete fare, se no non siete obbligati, lasciate il lavoro semplice così come viene. Filo sull'uncinetto, entro dentro il primo archetto e lavoro il mio modulo base del bordo margine, che sono 3 punti alti, 2 catenelle di separazione e 3 punti alti. 1, 2 e 3. Poi di nuovo 2 catenelle di separazione, badate bene. Salto questo primo gruppo di punti alti e metto di lato invece il punto alto del gruppo poi successivo e lavoro così in maniera proprio laterale altri 3 punti alti sullo stesso punto che ho messo in linea verticale, in questo modo. Orizzontale, scusate, 2 catenelle di separazione e raggiungo quest'altro arco che è quello che rappresenterà l'arco centrale, dove ripeterò sempre lo stesso tipo di punto, ovvero 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, dentro lo stesso archetto altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Semplice, semplice. Questo sarà il nostro punto, come lo chiamo io qui, come potete notare nel mio campione, il punto di linea guida, sempre uguale.
Poi in simmetria all'altro lato che ho già lavorato, mi ripeto, faccio 2 catenelle di separazione, salto questo primo gruppo di punti alti, filo sull'uncinetto e mi metto a lavorare così di traverso, perché mi viene semplice a me. Se avete un'altra tecnica, usatene voi un'altra. 3 punti alti, 1, 2 e 3, che dà il punto in 3D, il punto in rilievo. Poi 2 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto che rappresenta il bordo margine. Quindi mi ripeto con 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione e nuovamente 1, 2, 3 punti alti. E questo è quello che abbiamo ottenuto per ora. Guardate come si nota già il lavoro che sembra proporsi in 3D. Andremo man mano aumentando lateralmente, perché prenderemo per ogni giro che faremo il primo punto alto che ci capita per lavorarlo da solo con 3 punti alti. Ora vi mostro, rigiro il mio lavoro, le 3 catenelle di rigiro lavoro che mi occorreranno poi per fare la frangia come ho lavorato qua. Poi, se la volete fare, se no lasciate così. Entro dentro il mio archetto del bordo margine e ripeto 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle solo di separazione. Filo sull'uncinetto e sempre dentro lo stesso archetto 3 punti alti, 1, 2 e 3. Poi badate bene come andrà l'aumento, sempre così. Faccio 2 catenelle di separazione, salto il gruppo sottostante che ho appena lavorato e raggiungo invece il primo punto alto che mi trovo del gruppo che ho qui davanti. Così lo metto di traverso in questo modo e lavoro 3 punti alti sullo stesso punto. 1, 2 e 3. E viene grazioso grazioso. 2 catenelle di separazione e raggiungo l'altro gruppo, quello che apparterrà al gruppo centrale, e anche qui faccio altri 3 punti alti sul punto alto messo di traverso. Quindi 1, 2 e 3. E ho fatto già il mio primo aumento. Se prima ne avevo lavorato uno, adesso ne ho lavorato 2 punti in 3D. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto centrale e ripeto sempre lo stesso punto, come vi ho detto prima. 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, dando forma e tipologia al nostro lavoro della stessa misura, della stessa forma, della stessa base che avrà il nostro punto linea guida, come lo chiamo io. Poi andiamo avanti in simmetria dall'altro lato, come potete notare, uguale all'altra parte, faccio sempre 2 catenelle di separazione, salto questo primo gruppo che ho davanti e invece lavoro di traverso il primo punto alto che mi trovo dall'altro gruppo. E dentro questo punto alto, messo di traverso, lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. E voilà, fatto un altro punto in 3D. Poi 1, 2 catenelle, vado sull'altro gruppo che ho qui davanti, prendo il primo punto alto, lo metto di traverso. Ripeto, se avete un'altra tecnica, usate quella che credete meglio. E lavoro su questo stesso punto altri 3 punti alti e ho fatto un altro aumento, così. 2 catenelle di separazione, raggiungo l'archetto che ho qui a bordo margine e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e nuovamente 1, 2 e 3 punti alti. Ecco qui il lavoro che abbiamo ottenuto. Badate come viene l'aumento.
E come viene anche il lavoro, ve lo faccio vedere anche da questo lato. Molto grazioso, si nota che è proprio un lavoro fatto in 3D. Per questo particolare mi piace molto e l'ho voluto condividere con voi. Quindi facciamo ancora un altro giro, ma sarebbe ripetitivo perché non cambia il lavoro in se stesso, neanche il punto. 3 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro il mio bordo margine, ripeto 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle solo di separazione, 3 punti alti, 1, 2 e 3. Poi ancora 2 catenelle di separazione, salto questo primo gruppo che ho davanti, filo sull'uncinetto e mi metto di lato sul punto alto dell'altro gruppo e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. Andiamo avanti, 2 catenelle di separazione, raggiungo l'altro gruppo che ho qui davanti, filo sull'uncinetto, prendo il punto alto, lo metto di traverso e lavoro altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ancora, 2 catenelle di separazione, raggiungo l'altro gruppo che ho davanti, prendo il primo punto alto soltanto e lo metto di traverso e lavoro 3 punti alti, 1, 2 e 3. E voilà. E ho ottenuto così un altro aumento ancora laterale. Se sono partita con un punto, sono arrivata a due, siamo arrivati a tre. Questo è da un lato, adesso dobbiamo fare in simmetria all'altro lato. 2 catenelle di separazione, raggiungo il mio, diciamo, linea guida, come la definisco io, dove lavoro lo stesso punto, e cioè 3 punti alti. 1 che rimangono sempre uguali, ripeto, 2 e 3, 2 catenelle e 3 punti alti, 1, 2 e 3. Ora, in simmetria all'altro lato, mi ripeto anche qui, badate bene. 2 catenelle di separazione, salto questo primo gruppo, raggiungo il primo punto alto dell'altro gruppo, lo metto di traverso e lavoro 3 punti alti su di esso, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, raggiungo l'altro gruppo, prendo il punto alto così di traverso. E continuo e proseguo con altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, raggiungo l'altro gruppo che ho qui di traverso e faccio nuovamente lo stesso lavoro, 1, 2, 3 punti alti sullo stesso punto alto messo di traverso. 2 catenelle di separazione, raggiungo l'archetto del mio bordo margine, quest'archetto, dove lavoro lo stesso modulo di punto, 3 punti alti, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 punti alti, 1, 2 e 3. E voilà. Guardate come è venuto anche qua il lavoro fatto in 3D. È particolare, è bellissimo, è semplice, è delicato. Ve lo faccio vedere da un lato, ve lo faccio vedere dall'altro. È semplice da lavorare, non è così difficile. Si presenta sempre questa linea guida fino all'altezza che noi vogliamo raggiungere e l'ampiezza va aumentando sia da un lato che dall'altro lato, come vi ho mostrato. Potete notare come viene grazioso, delicato, semplice anche in questo piccolo campione, ripeto, che ho fatto io e viene una cosa molto particolare, bella, anche da voler donare o regalare come dono in questo periodo che è prossimo alle festività. Io poi ho fatto questa tipologia di frangia, ma potreste anche lasciarlo semplicemente senza nessun tipo di rifinitura, come vi piace a voi, come preferite voi. Come
Comunque è molto grazioso e bellino, è un lavoro fatto, ripeto, dovrebbe essere considerato in 3D, lo considero in rilievo, molto bello e semplice. Mi è piaciuto poterlo condividere con voi, l'ho arricchito, ripeto, con questa tipologia di frangia per renderlo ancora più particolare, più originale, diverso dal solito genere ed è una cosa molto bella, particolare. Quindi io spero di avervi dato un altro spunto di progetto lavorativo, di avervi fatto cosa piacevole mostrandovi come poterlo realizzare e mi auguro per voi che io sia stata semplice nella spiegazione e non mi resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la vostra compagnia, per la vostra attenzione che mi rivolgete, per me è assai importante, credetemi. E ringrazio anche gli iscritti al mio canale, seppur sto prendendo un po', diciamo, respiro ora perché ho iniziato non da molto e mi fa molto piacere di essere seguita. Ringrazio a tutti voi, tutti, a tutti, tutti. E vi aspetto al prossimo tutorial. Mi auguro virtualmente di vederci, di sentirci alla prossima lavorazione, semplice e originale allo stesso tempo, come piace a me. Quindi, siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio tipico saluto è quello originale che farò sempre comunque con voi è en crochet. Grazie ancora, grazie davvero. En crochet, al prossimo tutorial. Ciao, salve!